Bravo. Adesso passiamo a un ospite francese, io non so pronunciare il nome, avete capito che io in inglese, francese non sono brava, quindi ci penserà Federico Mancini di Radio Non Frontiere, che introduce e presenta la poetessa francese che è meravigliosa, ragazze, cioè è un Erasmus, adesso se ne va da Napoli, è fantastica, di una dolcezza incredibile. Prego, vieni, Gabriele, giusto, so solo il nome, il cognome non oso pronunciarlo. Ciao. Va bene, allora buonasera a tutti, sono Federico Mancini di Radio Frontiere. Allora noi con questa come si sente? Con questa... Vai col microfono. Allora, volevo introdurre, abbiamo contribuito alla serata oltre con Nicola Zagotto anche con Gabriele. Vai, diciamo il microfono. E l'apporto di Gabriele è importante perché lei frequenta l'Accademia delle Belle Arti e stando nell'ambito delle poesie metropolitane e lei praticamente in questa serata declamerà una poesia di Lamartine, una poesia molto significativa per lei perché, attenzione, questo evento corrisponde anche agli ultimi giorni in cui lei è presente a Napoli perché poi tornerà a Parigi. Quindi chiediamo a lei, parla benissimo italiano, una spiegazione di questa permanenza a Napoli e quindi poi procederà con la sua poesia. Prego. Allora, buonasera a tutti. Allora, io ho scelto una poesia di Alphonse de Lamartine, che è un poeta francese del periodo romantico, che si chiama Tristesse, quindi tristezza in italiano. E insomma, parla di Napoli, del Vesuvio, cioè insomma di tutta questa parte, diciamo, del mondo, e dicendo che... cioè dicendo tutta la sua nostalgia, tutta la sua tristezza pensando a questa città perché è anche legato ad un amore cioè perso, ad un amore infelice. E però secondo me questo amore è anche una metafora, questa donna è anche una metafora del suo amore per la città. E infatti finisce la poesia dicendo io chiedo a Dio di poter tornare in questo luogo e di poter morire in questo luogo dove ho assaggiato la vita. E io l'ho scelto perché allora, cioè, corrisponde ai miei ultimi giorni a Napoli, io me ne vado fra 5 giorni, torno a Parigi, no, a casa. Dovevo tornare a febbraio e già ho scelto di restare di più perché non potevo partire, però la mia famiglia mi vuole vedere comunque un giorno e quindi vabbè, Parigi manca anche, però cioè io ho anche quella sensazione che ha il poeta, diciamo, di amore per Napoli, anche di tristezza di lasciarla, cioè, è una sensazione che ho in questi giorni, in questo periodo, nel mio cuore, diciamo. Allora, comincio. Tristesse. Ramenez-moi, disais-je, au fortuné rivage. Où Naples réfléchit dans une mer d'azur, ses palais, ses coteaux, ses astres sans nuages, où l'oranger fleurit sous un ciel toujours pur. Que tardez-vous, partons. Je veux revoir encore le Vésuve enflammé sortant du sein des eaux. Je veux de ces odeurs voir se lever l'aurore. Je veux, guidant les pas de celle que j'adore, redescendre en rêvant de ses riants coteaux. Suis-moi dans les détours de ce golfe tranquille. Retournons sur ses bords à nos pas si connus, au jardin de Cynthie, au tombeau de Virgile, près des débris épars du temple de Vénus. Là, sous les orangers, sous la vigne fleurie, dont le pampre flexible aux myrtes se marie et tresse sur ta tête une voûte de fleurs. Au doux bruit de la vague ou du vent qui murmure, seul avec notre amour, seul avec la nature, la vie et la lumière auront plus de douceur. De mes jours pâlissants, le flambeau se consume. Il s'éteint par degrés au souffle du malheur, et s'il jette parfois une faible lueur, c'est quand ton souvenir dans mon sein le rallume. Je ne sais si les dieux me permettront enfin d'achever ici-bas ma pénible journée. Mon horizon se borne et mon œil incertain ose l'étendre à peine au-delà d'une année. Mais s'il faut périr au matin, s'il faut, sur cette terre au bonheur destiné, laisser échapper de ma main cette coupe que le destin semblait avoir pour moi de roses couronnées, je ne demande aux dieux que de guider mes pas jusqu'au bord qu'embellit ta mémoire chérie, de s'aduler de loin ces fortunés climats et de mourir au lieu où j'ai goûté la vie. Grazie.
Grazie.